Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video arrabbiatura del nostro canale. Siamo di nuovo alla fine della stagione, appuntamento stagionale con questa bellissima rubrica di arrabbiato. Hashtag arrabbiato ragazzi, se siete arrabbiati anche voi e mettete la vostra motivazione, che sicuramente è sempre la stessa ragazzi, la fine della stagione. Allora, voglio anche farvi mobilitare un pochino, quindi hashtag rivogliamo le casse e deve girare per il mondo, vogliamo le nostre casse indietro. Se avete dato i trofei, se avete potenziato tutto il bilanciamento, sì vabbè tutta la qua è facile salire di trofei, siamo tutti felici. Non è vero, perché a me non mi interessa niente risalire facile di trofei, ci salivo facile uguale perché io so leggermente giocare, ci salgo più facile, ma non è cambiato niente, perché anche se salgo di trofei stiamo sempre allo stesso punto, perché adesso a grandi coppe ci sono le persone che c'erano prima, quindi non è cambiato niente. I punti stagionali sono gli stessi, perché alla fine io ho fatto ieri o l'altro ieri mi sembra il 14.005 e ci siamo ritrovati adesso a perdere 500 trofei per prendere 500 punti stellari, 514, e voi vi siete fatti già Supercell quasi un mese di vacanza. Cioè, un mese di vacanza non se lo fa nessuno, nessun padre di famiglia, nessun lavoratore. Un mese di vacanza e ve li siete fatti pure in giro, perché ho visto le foto di Frank e se le ha fatte nei posti più belli del mondo. Cioè, stiamo scherzando, e a noi ci lasciate con questo gioco appiedato, senza aggiornamenti, con soltanto le star power che si aggiornano. La gente vuole novità. I giochi crollano facilmente, ci vuole poco a far morire Brawl, ma veramente, veramente poco. Basta un attimo di disattenzione, e questa è una disattenzione che sta durando da un intero mese, solo perché voi vi siete presi tutti insieme una vacanza di un mese. Cioè, stiamo scherzando, non c'è nessuno là dentro che può sistemare una cosa. Uno che non è andato in vacanza? Ma che ci vuole a rimettere le casse? Ma niente, a fine stagione gli mettete la cosa che invece di dare i punti stellari, te danno tot casse. E un cambiamento nel codice che è facilissimo da fare, sinceramente. Quindi, su, rivogliamo le nostre casse. E la cosa interessante di oggi è che andiamo a vedere anche tutte le lamentele che sicuramente sono partite, perché è iniziata adesso la stagione. E oggi, ragazzi, metto anche qualcuno di voi che su Instagram mi ha mandato la vecchia stagione un messaggio, e anche nella nuova. Vecchia stagione, non è possibile, io rivoglio i miei 280 gettoni, non 6 gettoni stella, dopo che ci ho messo 3 giorni a nerdare con Colt dal grado 8 al grado 20. E quella era della vecchia stagione, questa è la nuova. 7 gettoni, 7 punti stellari. E ancora arrabbiato, vorrei vedere. E qui abbiamo un altro ragazzo che mi fa vedere appunto il suo screen, stagione terminata, 24 punti stellari, arrabbiato, quindi anche voi siete molto arrabbiati. Cioè ragazzi, non ci credo, sono riuscito a trovare anche un italiano sopra Reddit ufficiale. 14 punti stella, humor. Andiamo bene. Ecco, questo è un meme molto carino. Me, oggi, io voglio pushare tutti i miei brawler al 700. Gioco, season finita, 783 punti stellari. Eccone uno molto triste ragazzi, dice: mi ci vorranno anni per poter comprare una skin. Effettivamente, prendendo 66 punti stellari. Questo poraccio lo stesso si lamenta perché ha preso 23 punti stellari, chissà quanto avrà pushato. Questo è il classico ragazzi, wow, grazie Bro Stars. Effettivamente 3 punti stellari sono buoni, no, erano meglio 9 casse. Questa è bellissima ragazzi, uno humor stupendo. Soltanto ancora 3 anni per poter prendere la skin di Bo dorata. Woohoo! Mamma mia, che soddisfazione. Anche questo giustamente, semplicemente dice: molti star point vedo. Questa è puramente ironia. Mecha Corvo, sto arrivando da te. 13 punti stellari. E quando lo prendi Mecha Corvo? Pure questo è molto soddisfatto. Ci scrive soltanto: bene. Ragazzi, terminiamo in bellezza. Questo è un post di quelli proprio omicidiali. Intanto ve lo traduco in italiano in automatico, anche se non sarà proprio preciso. Il ragazzo dice: e va bene, grazie a Supercell per questo meraviglioso gioco. Mi sono davvero divertito a giocarci, ma ora, come tutti sanno che la maggior parte dei pro sta lasciando il gioco e non ci sono molti buoni motivi per competere, purtroppo questa è anche la mia ultima stagione, poiché anch'io devo concentrarmi su altre cose della mia vita. Quindi anche i pro, dopo aver visto ste schifo di fine stagione, hanno deciso di abbandonare Brawl Stars. Brawl Stars, stai rischiando veramente di rovinare un gioco con le contro cosiddette. Cerca di intervenire il prima possibile, perché le persone non sono lì ad aspettare le tue 29-30 giorni di vacanza, che sono un mese e non se li fa nessuno al mondo tra poco. Ok?
Quindi, questo era il video di oggi, ragazzi. Vi saluto con questo messaggio molto pesante da un pro di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.